Yo, what's up, YouTube? We're back with another banger. Wow! 24 ore crazy. Drake ha droppato, anche staliccata, la diss track a tutti. The rap game is on fire right now. Sono scioccato, non so nemmeno come esprimermi. Giriamo subito questo video, siamo pronti, non vedo l'ora. Detto questo, raga, spero che il video vada su YouTube e che non me lo cancelli, Drake. Let's fucking go, andiamo. Partiamo subito, non perdiamo nemmeno tempo. Primo giro, ascolto della canzone, senza parlare. Non voglio nemmeno dire una parola al primo ascolto. How the fuck you bitch steppin' with a size 7 man zone? She on the wall when y'all cook up. Extortion, baby, whole career, you been shook up. Pimp squeak, pipe down, you ain't in no big three. Scissor got you wiped down, Travis got you wiped down. What's a prince to a king? He a son, nigga. Get more love. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Yeah, I'm really, really tryna keep it PG. Oh my god. Ok, partiamo subito da come ho scoperto il diss. Sono tranquillo. Ieri finisco di lavorare, distrutto, raga. Ieri distrutto, non avevo nemmeno una forza. Era veramente ieri incredibile giornata. Torno a casa in chill, ceno, mi preparo perché dico, beh, sai cosa, magari faccio un giretto, no, sì? Giusto un'uscita, tranquilla, e torno a casa. But Jay say nah, you ain't going nowhere. Tu, Jack, stasera non esci. Anche perché poi alla fine mi sono addormentato. Però, cosa succede? Vedo su Twitter: this track di Drake è uscita. This track di Drake è uscita. Oddio, Drake ha risposto. Ma è AI? È leaked? È vera? Non è vera? Cosa è successo? La prima versione della canzone che è stata droppata, che girava in circolazione, eccetera, non era vera. In che senso non era vera? Era una bozza. Era un provino. Era uno scarto. Molto simile all'originale. Ma era uno scarto. Quindi la gente non capiva se fosse vera, più che altro per la qualità. Ma non è intelligenza artificiale. È veramente Drake. Era semplicemente una bozza. Nel momento in cui ha droppato, il mondo si è fermato. E tutti dicevano, non lo so, senti che qualità, senti che barre, senti cosa dice, non mi piace, non mi interessa. Io la stavo ascoltando e ho detto, boh, cerco di capire, ma ascoltandola mi sembrava pienamente Drake. Cosa è successo in quel momento? Akaremix, che era in live e stava studiando la traccia, capendo cosa potesse essere, eccetera, eccetera, ha parlato con Drake. E Drake gli fa, toh. Allora Drake ha inviato la versione masterizzata e col beat diverso, più completa, quella che abbiamo appena ascoltata, a Karemix. Ed è lì che abbiamo sentito tutto quello che abbiamo sentito adesso. Eliminando tutte queste chiacchiere, eliminando tutto questo. Prima cosa, voi cosa pensate di questa diss track? In chat, voglio vedere cosa pensate di questa diss track. Ci tengo a dire una cosa molto importante. Questa non è che una canzone bait, una canzone che serve solo ad attirare, a far sì che Kendrick droppi, perché in realtà non è un completo diss, è semplicemente una provocazione. La parte importante è quella in cui risponde a Metro, risponde a Rick Ross, perché contro Kendrick quello che c'è è solo un intro, non è il vero diss. Questo non è il diss a Kendrick Lamar. Quindi, per tutta la gente che dice non ha detto abbastanza cose, eccetera, 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 non è un diss completo a Kendrick Lamar. È semplicemente una frecciatina per far sì che Kendrick risponda. E da qua ci siamo. Ora, detto questo, io sono iper gasato. Ma non solo dal fatto che Drake abbia droppato, ma dal fatto che, avendo droppato, adesso abbiamo un'infinità di possibilità e di opzioni. Il rap game si sta svegliando. L'unica persona che fa veramente una brutta figura attualmente, mi dispiace dirlo, io lo amo, ma è la verità, è J. Cole. J. Cole è l'unica persona che fa veramente una brutta figura, perché adesso lui si è ritirato da questa battaglia. Ed è triste come cosa, perché era la sua occasione di dimostrare cosa vale. Invece non l'ha fatto. E questo mi delude molto. E mi delude molto a me. Personalmente mi delude davvero tantissimo. Detto questo, secondo ascolto. La riascoltiamo la seconda volta e ci fermiamo, perché voglio farla sentire a chi non era in live prima. E dopodiché parto con l'analisi di ogni pezzo prima, senza nessun tipologia di testo. Io non ho letto nessun testo, non ho letto nessun riferimento. Vi dico cosa ne penso io a impatto immediato. E poi andiamo a cercare il testo. Dopo che cerchiamo il testo, analizziamo ancora meglio quel testo. Ok. Partiamo subito. L'abbiamo ascoltata, partiamo subito. Mi fermerò ogni 30 secondi, ogni 10 secondi. Allora. E già qua, wow, che riferimento a Kendrick Lamar, però va bene. Io non posso essere il fan numero uno di nessuno, perché la tua prima numero uno te l'ho dovuta mettere in mano, te l'ho dovuto dire, toh, dai, tieni. Questa cosa si ferisce?
Qua è chiaramente un riferimento a Future, che parte l'album dicendo, che parte la, in cui parte, meow, che parte nell'album We Don't Trust You, dicendo "You are Ninja number one fan now", ok? E oltretutto gli dice "Ho dovuto metterti in mano la tua prima numero uno, la tua prima canzone prima in classifica". Perché per me questo è importante, questa frase qua è molto importante per me. Perché, allora, prima di tutto questo disco è stato scritto molto velocemente. Vi dico perché secondo me è stato scritto molto velocemente. Perché questa, oltre ad essere una risposta al fatto di del primo album, We Don't Trust You. Io qua mi riferisco principalmente a Future. Si riferisce a tutti, ma qua è chiaramente a Future. Perché? Questa seconda parte è importante, perché in We Still Don't Trust You, adesso non mi ricordo il titolo, cazzo, qual era il titolo? This Sunday, ecco, non veniva. In This Sunday c'è l'originale di Feel No Ways. Quindi nella mia testa è una risposta al fatto che dice che Future e Metro hanno fatto intendere che Future ha aiutato Drake in certe canzoni. Drake ha risposto, e io ho aiutato te. E addirittura il tuo aiuto a me non è servito a niente, tra virgolette. L'aiuto che ho dato io a te ti ha fatto crescere, ti ha fatto avere la tua prima numero uno. Quindi già queste due barre per me sono una completa risposta a Future, che liricalmente secondo me non può fare una sfida con Drake. Di conseguenza Drake non si deve impegnare per dissarlo, secondo me. Però queste due barre sono interessanti. Strofe successive. Mi conoscono anche a Tokyo, mi conoscono ovunque. Sono troppo grosso, sono troppo grande. Tutti sanno che sono io l'hitmaker e voi avete bisogno di me. Questa era come l'ho vista questa frase io. Un punto di vista in cui lui dice, io sono internazionale, voi avete bisogno solo di fare, potete fare solo un tour americano, perché non potete uscire dall'America, perché fuori dall'America non vendereste mai abbastanza, a meno che non usate il mio nome. E effettivamente, mi dispiace dire queste cose, ma artisti come Rick Ross, è un esempio Rick Ross chiaramente, all'estero, se non riproducono canzoni come Stay Skimming, I'm One, o comunque feat con Drake, molto spesso può capitare che il pubblico medio che ci sia ai concerti non conosca le loro canzoni, non le conosca tutte, perché la fanbase loro è ovvio che conosce le loro canzoni, ma la fanbase quella generica che si trova al concerto, come quando andavamo da Travis Scott, che la gente non conosceva chi è Travis Scott, sapevano tutti qual era Sicko Mode, per farvi capire. Tutti sanno Sicko Mode, ma non tutti sanno tutto di Travis Scott. Travis Scott è un esempio, non c'entra niente. You won't never take no chain off of us. How the fuck you be stepping with a size 7 man's? Ok, tu non prenderai nessuna collana da me. Come fai a essere un big stepper se indossi il 40? Perché il 7 americano è un 40. Questa del 7 americano 40 è una battuta che ormai sta partendo, perché Kendrick Lamar è piccolino e quindi non serve nemmeno discutere. E chiaramente non penso che si riferisca al fatto che Kendrick Lamar abbia veramente un 40. Era solo una battuta. Detto questo, dice, non prenderai nessuna chain da me, perché nella canzone, in Like That, Kendrick diceva proprio, aspetta, fammi pull appare Like That veloce veloce, così vi faccio vedere proprio la strofa di cui sto parlando adesso. Eccolo qui. Got to tease with me, I'm snatching chains and burning tattoos. Questa frase significa, ti prendo le collane e burning tattoos, i tatuaggi possono essere riferimento a gang, appartenenza, eccetera. E siccome la gente dice che Drake tende a voler appartenere a gang a cui non appartiene veramente, gli dice proprio questo. Quindi, in poche parole, lui sta dicendo, io, tu a me, nessuna collana mi togli e non me la toglierai mai. Come fai a essere un big stepper se hai il 40? I know my picture on the wall when y'all cook up. Questa frase mi è piaciuta molto. So che la mia foto è appesa al muro mentre state cucinando, mentre state preparando le canzoni, mentre state scrivendo. Questa cosa qua è bellissima. Sì, no, poi ve la spiego, arriva, ve lo spiego. Però è il mio punto di vista, tutta questa parte che sto facendo adesso è il mio punto di vista. Andiamo avanti. Tutta la tua carriera tu sei stato scioccato, sei in difficoltà, perché? Perché ogni volta che droppi devi farne 50. Quando dice 50, push up, flessioni, eccetera, non si riferisce effettivamente solo alle flessioni, ma si riferisce al fatto che quando Kendrick era firmato sotto TDE, Punch, che è la testa di TDE, il proprietario, chiamiamo, della label, prendeva il 50% da ogni release di Kendrick Lamar. Quindi immaginatevi il 50% di tutto ciò che droppi lo prende lui. E quando parlo di 50% non vuol dire solo quello, vuol dire che tu sei sotto una label, mettiamo che sei sotto Sony, ok? Quando sei sotto Sony sei anche sotto TDE, perché l'ordine è Sony, TDE, Kendrick Lamar. Cosa vuol dire questo invece in questo caso qua? Sony, TDE, Punch, Kendrick Lamar. Sì, Punch, Top Dog, sono la stessa cosa, è lo stesso nome. Quindi di conseguenza è così la classifica, quindi lui sta dicendo, ogni volta che tu droppi,
ti prendono il 50%. Per tutti quelli che dicono Birdman, raga, Birdman non prende più soldi da... almeno non è che non prende più soldi da Drake. Non è più il contratto che avevano prima. Prima Birdman prendeva davvero tutti i soldi a tutti. Ed era una cosa che sapeva. Principalmente a Lil Wayne, perché sono contratti vecchi. Perché infatti la nuova parte di Young Money, che era più sotto Lil Wayne che sotto Birdman, ma siamo sempre lì, prendevano già una parte maggiore. Quindi adesso, quando lui fa questa frase qua, è perché Kendrick ha droppato tutta la sua discografia sotto Top Dog Entertainment. Cosa vuol dire questo? Che tutti gli album che ha fatto finora erano... dava i soldi a Punch. Mentre Birdman ti dava un contratto se inizialmente e ti fregava. Ma Drake è a quel livello in cui non ha più questo tipo di contratto. Birdman probabilmente prenderà una percentuale, ma è molto piccola, molto davvero piccola. Anche perché Drake ormai è un altro livello. Non è più... è associato a Young Money, non è più Young Money, è OVO, è una cosa diversa, sono cose letteralmente diverse. Questa barra molto stupida, però gli dice: droppami il tuo contratto, fai vedere a tutti il tuo contratto. E dice: droppami tutto il contratto, che voglio leggerlo. Perché so che il 50% va a ti... talmente... la split, la divisione. Split è la divisione del contratto in questo caso. Ma lui dice: tu dividi così tanto che hai fatto la spaccata e ti sono strappati i pantaloni. Anche qua è un double entendre. In che senso? Talmente dai soldi agli altri, non hai nemmeno soldi per vestirti. Nel senso che ti si strappano i vestiti, sei un clochard, sei vestito male. Ma allo stesso tempo vuol dire anche divisione, split. Questo è bello dell'inglese, dell'americano, che puoi giocare con una parola a mille significati. Andiamo avanti. Ok, qua dice: hai dovuto fare un feat con i Maroon 5, hai dovuto fare un feat con Taylor Swift. E non è un diss a loro, ma è solo che tu, per avere determinati numeri, sei obbligato a fare quel tipo di diss, perché vai a prendere il loro pubblico, perché ne hai bisogno. Ne hai bisogno. La verità è che tu, e non solo ne hai bisogno, non sei tu a scegliere. È Top che ti dice: oh, fai sta canzone veloce che mi servono i soldi. Sì, è un elogio, ma la verità è che Kendrick non li vuole fare, molto probabilmente. Ma è obbligato a farli, perché è Top Dog che decide. E questo è un confronto, perché lui dice: io i feat che faccio li scelgo io. Ed è evidente che lui sceglie i feat che vuole fare, perché fa feat con emergenti e fa feat con superstar. Mentre Kendrick è obbligato. Se voi analizzate bene, Kendrick non ha... sì, ha anche un feat con gli U2. Kendrick però non ha la... a meno che non sia nel suo album, non ha la piena libertà. Ma non perché non vuole, perché non può. Il fatto che non droppi è entrambe le cose. Il fatto della depressione, che lui non vuole droppare, ma anche il fatto che non decide lui quando droppare. Almeno non decideva lui quando droppare. Decideva Top. Se Top diceva non droppare, Kendrick non droppava. Ma no, Drake non... ribadisco, Drake non ha dissato le Swifties o i Maroon 5. Ha semplicemente fatto capire che lui è obbligato a fare i feat che vuole Top, perché Top vuole più soldi. Fine. Qua vedo moltissima confusione. Allora, raga, ribadisco, tutto ciò che sto dicendo è frutto del mio cervello, non c'è nessun testo, sapete che non leggo mai testi, i testi li leggeremo dopo insieme. Quando dice "Sisa got you wiped down", "Travis got you wiped down", "Savage got you wiped down", raga, non vuol dire che sono meglio di lui. Non sta dicendo siete meglio di lui, e non intende solo i numeri. Non si tratta solo di numeri, che comunque rispetto all'ultimo album non ha venduto, perché Kendrick con l'ultimo album non ha venduto così tanto. Ma non si riferisce ai numeri, ma si riferisce ai premi ricevuti. Visto che tutti giocano sul fatto che lui ha Pulitzer, Grammy, quello che vuoi, si riferisce ai premi. Perché con Air Loss, 21 ha preso molti premi. Con SZA non ne parliamo. Travis, quindi è un miscuglio tra premi e numeri. Non è solo una questione di chi è meglio. È una questione di chi vende di più, chi ha vinto premi e chi ha fatto più numeri. E queste tre persone che ha citato, sì, ma non è solo questione di premi, è anche una questione di numeri, come ho detto. Numeri, stream, eccetera. Quindi, di conseguenza, lui non gli sta dicendo sono meglio di te. Lui gli sta dicendo queste persone qua hanno fatto più numeri di te, hanno avuto più premi, hanno avuto più hanno avuto tutto quello che tu non hai in questo momento di te. E comunque, raga, per quanto vogliamo criticare, i soldi sono un vantaggio. Sono un vantaggio. Piccola pausa prima di fare i numeri. Chiudo un attimo l'argomento J. Cole. J. Cole non si può permettere mai più di dire in una canzone che lui è il miglior rapper. Uno. E perché dico questo? Non perché non è bravo a rappare, perché J. Cole rimarrà sempre uno dei miei preferiti. Perché nel momento in cui tu ti tiri indietro, dopo aver detto "io", ha detto in first person shooter ha detto "le GOAT siamo io, Drake e Kendrick",
ma in questo momento mi sento Muhammad Ali, ovvero io mi sento superiore, mi sento che posso farli fuori tutti. E poi la prima occasione che hai ti tiri indietro? Dopo aver droppato un disc che comunque, sincero, non era sto granché, ok? Era divertente, quello che vuoi, però era un bait. E ti ritiri, non hai nemmeno fatto un disc enorme, hai fatto un disc normale e ti ritiri. That's dead. I'm sorry, that's dead. D'ora in poi J. Cole non può più dire che io sono il migliore qua, io sono... non può, mi dispiace. Io va bene, capisco che tu voglia andare in bici con i tuoi dread, a pedalare, a vivere, non comprare collane, e va bene, lo rispetto, anzi ti rispettavo di più, perché tu eri quello che non faceva, non mostrava, non faceva flex su cose inutili, ma rappava da Cristo. E nel momento in cui tu ti ritiri, per me J. Cole sei una pussy. Raga, non mi interessa un cazzo, sei uno sfigato. Detto questo, torniamo al punto principale, che sennò parte in una rant. Sapete, quando parto io con le rant, con le incazzature, finisce che aggiungo pezzi ogni 30 secondi che il mio cervello è malato. Vabbè, detto questo. I'm at the top of the mountain, so you tight now. Just to add this talk with your ass, I had a hike down. Sono in alto sul Monte Rushmore, sono il migliore, sono il top, sono il numero uno, ed è per questo, ed è per questo che tu adesso vuoi dissarmi? Guarda, per colpa tua sono dovuto scendere dalla mia montagna, da là in alto dove sono, dall'enorme differenza tra me, che c'è tra me e te, ho dovuto fare una scampagnata tranquilla per venire a parlarti. Perché io sono in alto e tu sei ancora là sotto. Io sono in alto e tu sei ancora sotto. Questo è un triplo entendre. Allora, oltre a riferirsi a quello che ha detto lui, tu sei, io sono Prince, tu sei Michael, e Michael e Prince è vissuto più a lungo di Michael. Questo è quello che ha detto Kendrick Lamar. Drake, che si compara spesso a Michael numericamente, eccetera, eccetera, eccetera. Drake dice, ma che cos'è un principe rispetto a un re? È suo figlio. Cosa vuol dire? Come si chiama il figlio di Michael Jackson? Prince. Quindi qua si riferisce sia al fatto che se sei mio figlio ti chiami Prince perché io sono Michael, sia al fatto che se io sono il re e tu sei un principe, sei mio figlio. Rima banale, ma un triplo entendre non è facile comunque, cioè interessante. È un triplo entendre, a me piace. Non dico che la sia una barra ardissima, ma una barra molto... cioè, non è stupida. Giocano sempre sta cosa di Prince Michael, Prince Michael. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Poi dice, ricevo più amore dalla tua città di quanto amore ricevi tu. Questo è da capire se si riferisse a Metro o se si riferisse a Kendrick. Ma in generale, Drake è abbastanza amato in ogni città. Il fatto che poi sia amato di più o di meno nella tua città è abbastanza soggettivo, ma il fatto che Drake sia amato in ogni città e tu magari in qualche città non viene apprezzato abbastanza, ok. Mentre con Metro non c'è nemmeno bisogno di dire. Metro se mai si è ricevuto la risposta migliore solo perché gli dice semplicemente stai zitto e fai beat. Stai zitto e fai beat, praticamente a Metro gli ha detto. E effettivamente a Metro cosa puoi dire più di questo? È un producer. Il vostro manager era il Blunt Run, era quello che faceva i Blunt a Chubby, che è uno dei suoi migliori amici. E qua penso si riferisca al manager di fatemi tornare qua. Qua penso che si riferisca al manager di The Weeknd, perché come tutti sappiamo, Drake ha scoperto The Weeknd. Ha sviluppato The Weeknd, non l'ha firmato, quello che volete, ok? Ma The Weeknd comunque è grazie a Drake se ce l'abbiamo. O almeno è grazie a Drake che abbiamo il The Weeknd che abbiamo adesso. Quindi di conseguenza possiamo dire che oltre a Future, io penso che sia più una questione di riferimento a The Weeknd. Sia più riferita a The Weeknd. Può essere per Future, ma io ti dico, il mio cervello dice che è più The Weeknd. Poi vediamo, dopo andiamo a vedere anche Genius, che non vuol dire che Genius abbia ragione, Però vedi, you boys claim the six and you don't even come from it. Penso che sia sempre The Weeknd. Voi dite che siete di Toronto, ma non venite nemmeno da quella zona. E la barra dopo, se non mi sbaglio, dice, appena avete fatto un po' di soldi siete scappati da Toronto. Com'è possibile che tu faccia le cose che noi facciamo per le hoes, per i ninja? Com'è possibile che tu paghi voli di aereo, collane, cene, vestiti a dei ninja quando noi lo facciamo per le hoes? Questa roba è wicked, wicked, wicked. Quando dice wicked, penso che si riferisca sia a questa canzone. Penso che si riferisca a Wicked di Future. Wicked, 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 wicked. Che è la ripetizione è uguale, non lo stesso tono, ma la ripetizione è uguale. E per di più, in questa canzone qua, la hit, perché è inutile mentirsi, la più conosciuta, non più forte, più conosciuta è Low Life, in cui c'è The Weeknd. E wicked, 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 se pronunciato come l'ha pronunciato lui, sembra che sembra suonare come se dicesse weekend, 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 weekend. Quindi secondo me è un chiaro riferimento a The Weeknd, gli dice che è un po' dall'altro lato. In senso che comunque fa delle cose strane per gli uomini quando tutti gli altri le fanno per le donne. Poi dice, la tua donna probabilmente
ha una mia Chanel. La Chanel che vi dichiarato donna indossa non l'ha comprata lei, l'ho comprata io. E si dice che al compleanno di Drake lui avesse una macchina, tipo, immaginatevi le macchine quelle dove giochi, vinci il pallone, i pupazzi, eccetera. Lui aveva una macchina così, con dentro delle Chanel, dal prezzo medio di 100.000 euro in su. Di conseguenza, lui dice, la tua ragazza, se ha una Chanel, fai attenzione, perché potrebbe essere mia. E qua, secondo me, ho un riferimento a Future che diceva, se non ha un EP, non è la mia donna, prendila. Le mie ho le riconosci dal fatto che hanno AP o hanno dei orologi bust down. Qua dice, eravate sul palco a Rolling Loud e stavate riproducendo la mia diss track. Vi stavate divertendo, vedo. Però non è una cosa molto furba. Prova a pensare, Future, tu, che mi stai provocando, se la tua baby mama mi dicesse tutti i segreti. Visto che lui e la sua baby mamma si odiano. Per chi non lo sapesse, la baby mama di Future è Ciara. No, non penso. Penso che sia. Perché poi dopo, nella prossima faccio Travis got you wiped down. Quindi non penso riferisca a Travis, ma si riferisca a Future. E vi spiego anche perché, secondo me. Si riferisce a Ciara, che è la baby mama di Future, che ha una canzone che si chiama Kiss and Tell. E lui dice: pensa se la tua baby mama raccontasse Kiss and Tell. I tuoi problemi, le tue verità. Pensa se lo raccontasse. Poi vi spiego. Poi arriviamo anche al disco di Jamoran. Deve ancora arrivare, tranquilli, deve ancora arrivare. Quindi qua secondo me si riferisce pienamente a Future. Qua si riferisce a Kendrick Lamar invece. Aspetta, dopo vi spiego di Jamoran. Siete tutti carichi, aspetta, dopo vi spiego da c'entra Jamoran. Qua dice, la prossima visita che faccio. Sì, ci sono cose che Drake non dice e non ha paura. Aspetta, perché sto disco è una provocazione e vi spiegherò dopo il perché. Qua dice, la prossima visita che faccio nella tua città, ho tutte le collane addosso e non mi interessa, capito? Perché non mi rubi nessuna collana, si riferisce ancora a Kendrick Lamar. Hey, I'll be with some bodyguards like Whitney. Cosa vuol dire qua? Quando arriverò, probabilmente sarò con i miei bodyguard, come lo era Whitney. Pausa. Analizziamo bene questa qua. Whitney è la moglie di Kendrick Lamar, ok? Fino a qua ci siamo tutti? Seguitemi bene, eh? Whitney è la moglie di Kendrick Lamar. Ma se voi scrivete film vecchissimo The Bodyguard Whitney Houston, trovate questo. Il film di Whitney Houston, in cui c'è un bodyguard che la salva, la difende, con cui poi lei sta, ed è Kevin Costner. Quindi lui qua sta alludendo in maniera indiretta al fatto che la moglie di Kendrick Lamar, che si chiama Whitney, abbia la ci sia stata la possibilità che sia fatta il suo bodyguard. Non l'ha detto, ma potrebbe essere. Questa è un'altra mia teoria. Mossa super intelligente questa, di dire, di fuori che ha chiamato Nanetto, eccetera, eccetera. Ha detto, tutti questi qui che si alleano contro di me, mi stanno facendo comportare come se fossi 50. 50 Cent è super conosciuto. Sì, secondo me che Kendrick Lamar risponderà molto a breve. 50 Cent è conosciuto per essere il cattivo tra i rapper, perché insulta tutti. Drake sta alludendo a questo, ma si sta mettendo anche dalla sua parte 50. Perché 50 ha beef con molte delle stesse persone che ha Drake, esempio Rick Ross. Quindi Drake potrebbe anche non rispondere più a Rick Ross e potrebbe pensarci solo 50 adesso, per farvi capire la situazione. Poi qua dice, qua invece è riferito a... Aspettate un attimo che apro Threads. Qua invece si riferisce a Rick Ross e dice, potrei ammanettarvi Coffin. Coffin vuol dire sia conquistare sia ammanettare la tipa come se fossi Ricky. E perché questa barra? Per chi non lo sa, Ricky, a.k.a. Rick Ross, eccolo qua in questa foto, lo vediamo, era un... faceva parte della polizia penitenziaria. Quindi Rick Ross, che parla di come fa certe cose, di come si muove, un secondino è meglio, bravissimi, grazie. Dice che fa le cose, che è un gangster, eccetera, in realtà è tutto l'opposto. E ci sono le prove, si sa da molti anni che lui era così, e quindi lui dice proprio, se mi provochi, posso rubarti la tipa. E se rubarti la tipa, la ammanetto, in senso la Gabby Coffiner, come se fossi Ricky. E poi perché Ricky si mette in mezzo? C'è 50 anni, bro, chill, non mi rompere. Stai al tuo posto, Ricky. Ok, qua ci vuole un'analisi veloce. Allora, vi spiego perché. Tolgo il testo, tolgo questo intanto, così faccio la ricerca, perché deve essere una sorpresa, dovete arrivarci dopo. Shout out al giocatore di basket che fa il griddy.
Non ti risponderò nemmeno. È un diss. Sì, 100%. Adesso ve lo confermerò un attimo, raga. Pazienza. Shout out al ragazzo che fa il griddy. Al giocatore di NBA che fa il griddy. Non ti risponderò nemmeno. Non rispondo alle cose. Alle frecciatine emotive dovute all'amore che fai su Twitter. Perché lui ha detto, quando Metro ha detto, una volta che scegli un lato, stai da quel lato, e l'ha ricondiviso Gian Morant. E vi spiegherò perché. Vi spiegherò perché. Nella canzone con 4Bats, Drake, a un certo punto dice, you in me back, we talking more, the bodies that you got before, they don't make me mad or insecure. Ok? Qua dice, i corpi, la gente che ti sei fatta prima di me, non mi rende insicuro, anzi non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Come vi ho detto quando ho fatto la reaction a questa canzone, si riferisce alla sorella di Latto, che si chiama Brooklyn Nicole, non mi ricordavo il nome. Questa ragazza, ok? Questa ragazza qua, ok? La sorella di Latto, con chi stava prima? La sorella di Latto stava con Ja Morant. La sorella di Latto prima stava con Ja Morant. Quindi nella canzone di 4Bats, e nel caso qualcuno avesse ancora dubbi, qua dice Wakanda water the seven in Clayco, ok? Che tipo di acqua servono a Clayton? Clayton Country. Clayton Country, Clayco, come lo riferisce lui nella canzone, è da dove vengono Latto, dove viene Latto e sua sorella, Brooklyn Nicole, che stava con Ja Morant. Quindi quando lui dice che acqua servono in Clayco per far sì che tu abbia questo corpo, si riferisce chiaramente alla sorella di Latto. E poi gli dice, le persone che si è fatta prima non mi interessano. Quindi queste sono frecciatine a Ja Morant. E già se l'è presa con lui, postando Metro Boomin. E lui quindi gli risponde dicendo, non ti rispondo nemmeno, le cose per l'amore, non rispondo a questa tipologia di cose. Però questo mi fa pensare anche che ci sia la possibilità che il diss di Drake e tutti questi non derivi solo da una donna. Perché se no non useresti questa frase. Penso. Ah, ecco, dice, tutte quelle cose da cuore spezzato che fai su Twitter non mi interessano. È chiaro. Cioè, non penso di dovervi spiegare questo. È chiaro che qua si riferisca proprio a amore e cose simili. Ok, poi. Però, non spreco tempo con te. Questo è per i top dog. Top Dog Entertainment, dove era firmato Kendrick Lamar. Quindi qua si ritorna a Kendrick Lamar. Quindi dice, ha iniziato il disco con Kendrick Lamar. Poi in mezzo ha messo tutti. E poi dice, però tutto quello che sto facendo è giusto per sfogarmi un attimo. Perché io, il mio vero obiettivo è il top dog, il cane più grosso, Top Dog Entertainment, Kendrick Lamar. Qua dice, non mi interessa cosa ha detto Gol. Gol. Call. Quella la roba che ha fatto Kendrick Lamar, triste. Questa frase qua è molto importante. A quanto pare, in passato, Drake aveva già una una diss song nei confronti di Kendrick Lamar. Aspettava che Kendrick droppasse. Kendrick voleva droppare, ma Top Dog gli ha detto non dropparla, non permettete di dropparla. Sparlerò io con Drake, non lo facciamo arrabbiare, non ti farò droppare questa canzone. E ha scritto all'entourage di Drake per dirgli tranquillo, non verrà pubblicata nessuna canzone in diss in tuo confronto. Stai tranquillo, il beef è finito di nuovo lì. Quindi qua lui dice, questa volta non potrai chiamare Top per chiedere scusa. Questa volta non avrai Top per impedirti di droppare. Ti aspetto, vieni. Questa cosa di begging Kai not, penso che sia più una cosa per i meme, per il fatto che Kai avrebbe reagito, e se Kai è dalla tua parte, hai tutti dalla tua parte più o meno come giovani. E per di più non penso si riferisca a Kendrick direttamente, ma questa è una frecciatina a tutti, per dire tipo, voi sfigati cercate di potere con Kai solo perché sapete che beccate la roba. I soldi che hai fatto con il tuo tour, per me è una schifezza, perché il tour di Kendrick con il doppio delle date ha fatturato meno del tour di Kendrick. Questo non è nemmeno tutto ciò che so. Fate attenzione, non provocate il demone. E questa barra per me è importantissima, sapete perché? Perché questa è la dimostrazione che questo diss è stato scritto in 3 settimane, 2 settimane, da quando è uscito Like That. Perché secondo me Drake ci ha messo tanto tempo a rispondere, perché stava prendendo tutte le informazioni possibili e le stava raccogliendo. Quindi secondo me c'è già un diss pronto, che confermerà poi dopo, ve lo spiegherò dopo, con altre cose gravi. Queste qua erano un inizio. Quindi fa, non mi provocate, lasciatemi dove sono, perché ho altra roba e la roba potrebbe essere cattiva. Questo pezzo è interessante perché armonizza dicendo a Kendrick, droppa. Droppa, ti aspetto. Droppa. I was really, really trying to keep it PG.
Poi qua dice I was really really trying to keep it PG. Quando dice questo si riferisce a due cose. PG in senso di apparently strongly cautioned, in senso che come quando guardi un film. Quando guardi un film ti dicono PG-13, PG-15 come i videogiochi. Volevo mantenerla a un livello di in cui anche i ragazzini potevano ascoltare sta roba. Vuoi anche dire oh, è un double entendre, perché quando dice voleva tenerla solo PG voleva dire io agli altri non volevo nemmeno dissarli, non volevo nemmeno rispondere. Però perché il mio obiettivo era rimanere su PG Lang, che è l'etichetta nuova di Kendrick Lamar, la sua creazione. Quindi lui dice volevo mantenerla a un livello in cui la gente poteva rispettare, tutti potevano ascoltarla, e volevo anche mantenere solo su PG, solo su PG Lang, solo su Kendrick Lamar. Vabbè, andiamo su Genius. Allora, vediamo cosa dice Genius di questa canzone. Però consideriamo che Genius è anche fatto da fan, da tanta altra gente. Però andiamo. Allora, could never be some nobody, but... questa è la parte che vi ho detto anch'io. È la parte in cui dissa ah, Future, aspetta, way too sexy. Perché way too sexy? Vabbè, sì, way too sexy perché... ah, ok, questa non l'avevo vista solo così. Questa l'avevo vista, non l'avevo vista così profonda. Qua dice che il collegamento di... quando lui dice questo, preparati perché questo è il morso, sei pronto, ninja? Effettivamente, in Like That, Kendrick Lamar diceva ok, let's get it up, it's time for him to prove that he's a problem. È il momento per lui di provare che è un problema. Quindi bella, bella. Non c'è tanta roba... ah, questa di Wicked Wicked, magari come dico io. Simile a Future, raga, non c'è... sincero, le cose che vedo qua... sono quasi le stesse che ho detto io. Oh! Questo potrebbe essere un riferimento a Pusha T. Chip and Nail, che non mi hanno toccato nemmeno un'unghia, che si riferisce a un fan che ha detto cosa è successo a Pusha T dopo che è stato dissato con Drake, e Pusha T ha risposto non mi hanno toccato nemmeno un'unghia. Quindi forse questa. Questa è una barra che non avevo realizzato. Cazzo, è che non avevo visto il tweet di Pusha, però. Però sincero, tutto il resto... è roba che abbiamo già detto anche noi. E adesso dobbiamo solo aspettare che a sto punto Droppi Drake e Kendrick, pardon. Detto questo, raga, chiudiamo il video YouTube, proviamo a vedere se riusciamo a caricarlo. Yo, it's been a pleasure. It's been Jacquees. Ricordatevi, attivare la campanella, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, like e commentate cosa pensate voi di questo diss. E ci vediamo alla prossima. From me, for ya, for the culture. Let's go. Too many, keep dominating.